smalto del sol, ovvero quello smalto che cambia colore in base all'esposizione al sole. Io lo cercavo da diversi anni questo smalto, l'avevo notato su internet in un blog di una ragazza straniera e mi era piaciuto, mi incuriosiva tantissimo, quindi l'ho cercato su internet ma ho visto che in Italia non c'era nessun rivenditore. Acquistandolo online, io, diciamo che difficilmente effettuo spese online perché non so l'attesa, non so cosa aspettarmi quando arriva, non riuscivo a capire se effettivamente funzionasse o meno, quindi diciamo che l'ho lasciato un pochino nel dimenticatoio, dimenticandomene appunto. E quando sono stata in viaggio di nozze in crociera sulla nave MSC, passando fuori lo shop, l'occhio mi cade su questo espositore che era proprio sul banco cassa in cui c'erano questi smalti e mi salta all'occhio la scritta del sole. Eppure sono passati veramente diversi anni da quando ho scoperto questo prodotto per la prima volta e mi incuriosiva. Quindi è stato anche strano il flashback che ho avuto ricordandomi di quegli smalti, eccetera. Sono quindi subito mi sono fiondata all'interno dello shop, sono andata subito a guardare questi smalti e me ne sono dovuta necessariamente accaparrare uno. Tra l'altro, mi aspettavo costassero di più. Probabilmente i prezzi sono appunto scesi perché quando guardai io costavano all'incirca 15 euro, 15 dollari probabilmente perché in euro non c'era appunto. E invece l'ho pagato 7,90 euro. E io ho scelto questo qui. Diciamo che non c'erano delle colorazioni proprio particolari, particolari o comunque delle variazioni di colore molto molto visibili. E quindi ho scelto questo che è un azzurrino perlato. E la variazione di colore è questa qui riportata sul tappino ed è quindi un glicine rosa, rosa chiaro. Allora, vi dico già le prime impressioni, poi vi faccio vedere anche il risultato. Vi dico che lo smalto ha una scarsa coprenza, quindi per renderlo coprente c'è bisogno di effettuare dalle 2 alle 3 passate, o altrimenti dovreste applicare uno smalto di base coprente, ma dai colori chiari, tipo un rosa chiaro, chiaro quasi nude oppure un bianco, eccetera, e poi applicare sopra questo. E anche la resistenza, noto che tende comunque a sbeccarsi veramente subito, già dopo 2 giorni è abbastanza rovinatuccio, quindi che in generale come smalto non mi ha colpito molto, non mi ha fatto particolarmente impazzire. Anche per quanto riguarda l'effetto con il sole, allora quello funziona, quindi esponendolo al sole lo smalto cambia colore assolutamente, solo che la variazione non è così netta e quindi diciamo che non fa quell'effetto così forte che lo noti subito, a differenza ad esempio, per farvi una comparazione, a differenza del termo di Laila, che col caldo e il freddo cambia totalmente e velocemente colore, o addirittura se avete le unghie lunghe nella parte diciamo più esterna rimane più freddo e quindi avete 2 gradazioni di colore sull'unghia stessa, quindi è veramente visibile, anche chi vi guarda le mani si accorge subito che è uno smalto termico. Questo qui invece non lo noti facilmente che uno smalto solare, perché comunque dall'azzurro al glicine non c'è questo forte distacco e comunque gli altri colori erano tutti pressappoco così, cioè le variazioni erano poco, poco evidenti. E il colore cambia gradualmente, diciamo che ci impiega dai 30 ai 60 secondi, però comunque è totale, globale, quindi non restano zone non colorate, non variate. Se è esposto al sole, se la mano è esposta al sole, cambia tutto in maniera uniforme. È carino come idea. Mi aspettavo una maggiore coprenza, una maggiore resistenza e soprattutto mi aspettavo un effetto un pochino più evidente, un contrasto un po' più forte, più particolare, però va bene così. Vi faccio vedere l'applicazione, quindi. Come vedete anche il pennellino è veramente molto sottile. Magari per chi ha le unghie corte, può trovarlo anche comodo. Per me, sinceramente, non lo so, non lo gradisco particolarmente. Io preferisco pennellini un po' più lunghi. E adesso vi faccio vedere anche l'applicazione. Vi faccio vedere com'è.
Eccolo qua, come vedete è molto chiaro. Adesso c'è, diciamo, la tip di base che è bianca, però come potrete ben capire, se c'era, diciamo, l'unghia che è bicromatica sotto, si sarebbe assolutamente visto il distacco. Volevo condividere con voi appunto la mia opinione su questo smalto qui. Vi dico anche che il formato è anche abbastanza grande, tra l'altro sono 15 ml, quindi è uno smalto abbastanza grande. Io l'ho applicato 2 o 3 volte, dopodiché mi sono un po' stufata perché comunque appunto si sbeccava velocemente e quindi come vedete è quasi intero. Nulla, se voi l'avete provato questo smalto mi farebbe piacere sapere anche la vostra impressione, quindi magari lasciatemi un commentino. Vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.